Andiamo a Vinovo per parlare della Juventus perché il giorno dopo si gusta la qualificazione ai quarti di finale, ma si pensa anche alla prossima giornata di campionato. La Juve vuole essere concentrata sul doppio obiettivo. Francesco Cosatti per le ultimissime in casa bianconera. Francesco. Sì, ciao Davide, ben ritrovati proprio al centro sportivo di Vinovo, allenamento terminato, dici bene, è stata una mattinata un po' day after, no? Il giorno dopo l'impresa contro il Celtic, sì, la vittoria, ma soprattutto essere tornata nel G8 delle grandi d'Europa, ma si è già iniziato a lavorare anche in vista del Catania. Conte ha mostrato la partita di ieri sera per trovare comunque quelli che non sono stati gli elementi non positivi della partita contro il Celtic. E ovviamente poi è stato fatto un lavoro più leggero per chi è sceso in campo e diverso per chi poi ieri sera non ha giocato. Adesso c'è circa un mese di tempo per pensare solo al campionato, obiettivo campionato per la Juventus, con la sfida col Catania domenica, poi la trasferta a Bologna e la sfida contro l'Inter. Ecco, un pezzo dello scudetto si giocherà in queste tre partite importanti, perché poi i quarti di finale, in attesa dei sorteggi la prossima settimana, si inizierà a parlare e a pensare alla Champions solamente all'inizio di aprile. Questo per quanto riguarda la giornata di Vinovo. Poi anche un altro aspetto, un messaggio arrivato da parte di Mirko Vucinic sul suo sito ufficiale mirkovucinic.com. Ovviamente parte dalla partita di ieri sera con la felicità di tornare tra le 8 squadre più importanti d'Europa. È un grande traguardo, scrive Vucinic, che ieri non è sceso in campo in questa partita. La vittoria di ieri contro il Celtic deve rappresentare un punto di partenza per la Juventus, ma bisogna tenere i piedi per terra. Ancora nulla è deciso, continuiamo a lavorare duro con sacrificio, scrive Vucinic, ma ci sono tanti motivi per sognare. Eccolo qui, forse il passaggio più importante: ci sono tanti motivi per sognare, quindi l'Juventus deve farlo sia per quanto riguarda il campionato, ma visto il risultato di ieri anche, lo stanno facendo anche tanti tifosi, adesso anche un bel gruppo che era fuori all'Esterna Vinovo, sognano anche per l'Europa. Per il momento la Vinovo è tutta, voi?